Anatomia dello Stato. Quello che lo Stato non è. Lo Stato è quasi universalmente considerato un'istituzione di servizio sociale. Alcuni teorici venerano lo Stato come l'apoteosi della società. Altri lo considerano un'organizzazione apprezzabile, anche se spesso inefficiente, per raggiungere scopi sociali. Ma quasi tutti lo considerano un mezzo necessario per raggiungere gli scopi dell'umanità. Un mezzo da schierare contro il settore privato, e spesso vincitore in questa competizione di risorse. Con l'ascesa della democrazia, l'identificazione dello Stato con la società è stata raddoppiata, tanto che è comune ascoltare l'espressione di sentimenti che violano quasi ogni principio di ragione e di senso comune, quali il governo siamo noi. L'utile termine collettivo noi ha reso possibile che un travestimento ideologico fosse gettato sulla realtà della vita politica. Se il governo siamo noi, allora qualunque cosa un governo faccia ad un individuo non solo è giusta, è tutt'altro che tirannica, ma anche volontaria da parte dell'individuo interessato. Se il governo si è aggravato di un ingente debito pubblico che deve essere pagato tassando un gruppo per il beneficio di un altro, la realtà di questo gravame è oscurata dicendo che siamo debitori di noi stessi. Se un governo chiama alla leva un uomo o lo manda in prigione per dissenso d'opinione, allora lo sta facendo a se stesso e quindi nulla di deplorevole è accaduto. Secondo questo ragionamento, tutti gli ebrei uccisi dal governo nazista non furono uccisi, al contrario, essi devono essersi suicidati, poiché il governo erano loro, un governo democraticamente scelto. E quindi qualunque cosa il governo facesse loro era volontaria da parte loro. Si potrebbe pensare che non sia necessario insistere su questo punto, e tuttavia la schiacciante maggioranza della gente sostiene, in minore o maggior misura, questa credenza errata. Dobbiamo quindi sottolineare che noi non siamo il governo non è noi, il governo in nessun senso preciso rappresenta la maggioranza del popolo. Ma anche se così fosse, anche se il 70% del popolo decidesse di uccidere il restante 30%, ciò sarebbe ancora un omicidio e non un suicidio volontario da parte della minoranza trucidata. A nessuna metafora organicistica, a nessuna banale e irrilevante osservazione che noi siamo tutti parte l'uno dell'altro, deve essere concesso di oscurare questo fatto basilare. Se quindi lo Stato non è noi, se non è la famiglia umana radunata per decidere dei problemi reciproci, se non è la riunione di una loggia o di un circolo sportivo, che cos'è? In breve, lo Stato è quell'organizzazione della società che tenta di mantenere un monopolio nell'uso della forza e della violenza in una data area territoriale. In particolare, è la sola organizzazione nella società che ottiene le sue entrate non con contributi volontari o in pagamento di servizi resi, ma con la coercizione. Mentre gli altri individui o istituzioni ottengono il loro reddito con la produzione di beni e servizi e con la pacifica e volontaria vendita di questi beni e servizi agli altri, lo Stato ottiene il suo reddito con l'uso della costrizione, cioè con l'uso e la minaccia della prigione e delle baionette. Avendo usato la forza e la violenza per ottenere il suo reddito, lo Stato generalmente prosegue col regolare e imporre le altre azioni degli individui suoi sudditi. Si potrebbe pensare che la semplice osservazione di tutti gli stati attraverso la storia e in ogni parte del globo sia una prova sufficiente di questa affermazione. Ma il miasma del mito ha aduggiato così a lungo sull'attività dello Stato che si rende necessaria una elaborazione.